faccio vedere una cosa che io non ho mai visto. Forse voi sì, ma io no. La vediamo assieme. Allora, c'è uno che si chiama Ciccio che dice che sa fare i cannoli e anche espressi e sprint. Qui siamo a Porto Palo di Capopassero. Attenzione. Ora vediamo se Ciccio effettivamente è all'altezza del compito. Intanto ve lo presento. Tu sei Ciccio. Quanti anni hai, Ciccio? 43. Quanti anni è che fai questa attività? 25 anni. 25 anni, quindi la calcolatrice funziona, a 18 anni è iniziato. E prima che cazzo faceva? Quindi ti sei riposato fino all'età di 18 anni e poi ha deciso di fare cannoli. Ma non solo. E oltre ai cannoli che fai? Caffè. Caffè? Anche caffè. Ah sì, perché tu sei titolare di una bella... Bartolacci. Oh, e come mai sta passione per i cannoli? È una, diciamo, da tanto tempo che me l'hanno tramandato. E quindi fra una sigaretta e l'altra fai cannoli? Pure. Quindi è passione questa la tua. Bah, qua dice non ci credo. Vabbè, vediamo, mettiamola alla prova. Avanti Ciccio, che abbiamo qua? E allora abbiamo le nostre bucce. Chi? Le bucce per i cannoli. Le bucce? Sì, queste sono bucce di banane, uno scivola, no? Le cialde. Ah, le cialde. Eccole qua. Eccole qua. Abbiamo le cialde. Abbiamo la ricotta. Ricotta, da dove viene questa ricotta? Da Modica. Da Modica? È arrivata ora, espressa, eh? Certo, l'abbiamo lavorata. Oh. E come si lavora? Come si prepara la... la ricotta per poter fare dei cannoli? Ecco, già comincia a sgarrare, Ciccio, non ci vuole dire segreti. Ah, ho capito. Va bene, vediamo come. Vediamo. Oh, guarda. Guardate, eh? Qua siamo proprio. Il cannolo espresso, eh? Wow. Cannolo espresso. Guardate. Lo consegna direttamente a... Ah. Guardate, guardate che fragranza. Lo sentite l'odore? Lo state sentendo l'odore? Mariella Todaro? Sì. Mariella Todaro sta sentendo l'odore pure tutti qua. Guarda. Ah. Ah. Guardate Ciccio in azione. Sta facendo cannoli per tutti. Noi abbiamo finito ora un pranzetto, dillo pranzetto, ovviamente una barzelletta. Abbiamo mangiato tutti i pesci qua di Porto Palo, tutti, non è restato niente per nessuno. Qua hanno pescato solo per noi. Guardate. Ah. Cannoli per tutti. Cannoli per tutti, vai, eccolo lì, ora tra poco arriverà il mio, chi di voi che sta guardando vuole un bel cannolo fresco, guardate, come no, certo, dici che qualcuno dice ci vuole la granella di pistacchio, noi la vogliamo al naturale. Cannolo al naturale, altro che granella, qua lo vogliono al naturale, così si sente il gusto, la fragranza della ricotta, non si mischia con nessun altro gusto, vedete? Ecco qua, guardate. Oh. Ma tu che stai facendo? Cioè tu tre cannoli, quattro. Ah sì, guarda. Oh, ora... Tra poco arriva il nostro Mattia Silipigni, dice sì, si sente l'odore fino a Messina, eh? Ciccio, vedi, sei riuscito a far sentire l'odore. Vai Mattia. Ecco qui, guardate, andiamo all'altro. Ha fatto in 3 minuti già 30 cannoli, eh? Guardate. Ciccio,
Giussi dice uno qui a Siracusa. Scusa, vieni qua, seguici, vieni qua. Sebastiano dice Ciccio è fantastico. E chi ha pagato il caffè, vero Ciccio? Sebastiano? Eh? Edoardo dice H4 e H-Nente. Edoardo, lo prendo io per te, tranquillo, eh? Non ci sono problemi. No, a Luciano no, che si appesantisce. Vittorio dice uno qui a Catania. Ragazzi, io non lo so se sono all'altezza, eh? Proviamo. Tu vieni lasciato. Pure il cuoricino io ho fatto. Ah, grande signor Cadeno! Ragazzi, volete fare una flebo di ricotta? Ecco, questa cosa possiamo, da questo punto di vista, fare un brevetto. Flebo di ricotta. Ah, Ciccio! Cuoricino. Vai. Cadeno pasticcere. Io ho fatto il barista, il pasticcere non ci sono arrivato perché poi ho interrotto prima, avevo un futuro. Ah, qua? Sì. Eventualmente. Avete visto? Avete visto? Giussi di Luciano dice sindaco ieri sera sei stato bravissimo, io ero al presente al Teatro Vasquez. Effettivamente anche il buon Gianni Polizzi mi ha detto che ho ragliato di meno ieri sera, che sto migliorando. Oh, Giovanna Russo dice che goduria Ciccio, che goduria, vedi quanto già ammiratori e ammiratrici a Ciccio. Ecco qui, va bene, non vi preoccupate, noi ne mangiamo qualcuno anche per voi. Ora ovviamente vi salutiamo, eventualmente qua ancora ce ne sono a vostra disposizione, se venite nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti, può essere che trovate ancora qualche cannolo, e qui a Pedara pure lo vogliono. Vittorio Mavaro dice a Pedara, a Pedara, no non ci arriviamo, d'altronde a Catania ci saremo il 3 di dicembre saremo col nostro tour a modo mio a Catania, mentre la prossima settimana, quanto ne abbiamo la prossima settimana? Ah, là c'è il cannolo di Barbagallo, dobbiamo parlare con Barbagallo, perché è il permesso a lui. E il 26 siamo a Enna, il prossimo venerdì siamo a Enna. Andreana Campanozzi, mangiane uno per me, va bene, ne mangeremo uno anche per te. Arrivato a questo punto però io ne mangio uno per me, va bene, vi saluto, non avete idea, non avete idea cosa vi state perdendo. Un maestro, applauso al maestro Ciccio.